Parliamo di innovazione legata allo sviluppo delle piccole e medie imprese. L'innovazione si può fare in tanti modi, con risorse economiche, con spirito di impresa, con la ricerca di nuovi partner. Una cosa è certa, è la strada da seguire per risollevare le sorti economiche del nostro territorio. La pensa così anche la Camera di Commercio di Ancona, che di recente ha deciso di concedere contributi a fondo perduto alle PMI che intendono realizzare ricerche, studi e analisi con lo scopo di innovarsi nella tecnologia, nella gestione e nel marketing. Abbiamo destinato 200.000 euro per questo bando, che serve per introdurre innovazione con progetti dedicati sia nei settori tecnologici, prodotto, processo, miglioramento, sia nei settori organizzativi, perché soprattutto per un piccolo imprenditore anche il discorso organizzativo ha un suo valore, e dopo anche parliamo di marketing, la possibilità di utilizzare gli strumenti, i nuovi strumenti per poter diffondere quelle che sono le caratteristiche e le produzioni e la possibilità di vendere per le aziende. Nelle Marche in totale le start-up sono 239, seconda regione in Italia per incidenza di nuove imprese in rapporto alle società di capitali. Un bel risultato messo in evidenza anche dal dato che riguarda la sola provincia di Ancona, che di start-up ne racchiude 98, terza provincia in Italia. Queste sono le imprese che riescono a intercettare l'innovazione, sono imprese, noi l'abbiamo dimostrato con la ricerca Excelsior, sono le imprese che esportano di più, assumono di più, rispettano di più l'ambiente, hanno più capacità di crescita, quindi è ormai un fatto assodato e quindi è su quella strada che dobbiamo tutti quanti percorrere, una strada che è obbligatoria per tutti.